Ciao lettrici e lettori, benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Questo mese torniamo con Pezzi d'autore. Pezzi d'autore è un progetto di Martina, i Mind Books. Sono sicura che la conoscete già tutti ed è un progetto che riunisce diversi creatori di contenuti intorno ad un unico autore. In genere un autore particolarmente prolifico in modo che possiamo leggerne tanti titoli diversi e restituire un po' una panoramica della sua produzione. Vi lascio qui sotto nel box tutti i canali che partecipano questo mese e l'autrice di cui parliamo questo mese è Amélie Nothomb, autrice di cui avevo già letto un titolo e che sono stata ben felice di tornare a conoscere per questo progetto perché mi era sempre rimasta un pochino in mente dopo la prima lettura, anzi in entrambi i casi si è trattato di ascolti. Su Audible trovate tantissimi titoli di questa autrice. Se volete farvi un'idea della sua produzione, se non sapete bene da cosa cominciare, io vi consiglio, se utilizzate Audible, di andare a guardare il catalogo perché ci sono una marea di titoli di questa autrice. Sono tutti libri brevi e quindi anche ascolti brevi, per cui vi potete fare tranquillamente un'idea della sua produzione, dei temi che affronta e vi segnalo anche che sempre Martina in Mind Books ha fatto un bellissimo video in cui fa una panoramica su questa autrice e vi racconta un po' i vari temi della sua produzione, insomma, il filo che unisce alcuni titoli, le tematiche ricorrenti e vi consiglia dei titoli. Quindi, se non sapete da dove partire, avete già tutto a disposizione. Che titolo ho scelto io? Devo dire che sono stata parecchio in difficoltà perché è un'autrice che ha una produzione molto eterogenea, che va dal genere autobiografico al romanzo, alcuni libri addirittura quasi un po' con un tocco fantasy o insomma o di fiaba, e quindi ero un po' in difficoltà, però ho provato ad ascoltare un pochino un paio di titoli e alla fine mi sono convinta che aveva senso in questo caso continuare con un titolo coerente con il mio primo approccio a questa autrice. All'epoca avevo ascoltato Stupore e Tremori, che è un libro del 99 che parla della sua esperienza lavorativa in Giappone e collegato a quel libro, sebbene sia uscito dopo, c'è Né di Eva né di Adamo, che è appunto il titolo che ho ascoltato io. Vi metto qui la copertina. Né di Eva né di Adamo è del 2007 e appunto in qualche modo crea un po' un filo continuo con Stupore e Tremori. Si tratta anche in questo caso di un titolo autobiografico. Amélie Nothomb è un'autrice belga, ma essendo figlia di un diplomatico, ha in realtà passato molti periodi della sua vita all'estero, altrove, diciamo, rispetto al Belgio, e in particolare parla in questi due libri del Giappone. Laddove Stupore e Tremori aveva un approccio totalmente legato al mondo del lavoro e alle sue esperienze quasi tragicomiche, mi viene da dire, nel mondo del lavoro giapponese, né di Eva né di Adamo parla invece della sfera sentimentale e della sua relazione sentimentale con un ragazzo giapponese. Il tutto parte quando Amélie decide di dare lezioni di francese mentre è in Giappone e appunto il suo primo allievo, che si chiama Rinri, diventerà poi il suo compagno. Ci sono due aspetti secondo me interessantissimi e molto godibili di questo libro. Il primo è la cultura, la natura e in generale tutta la conoscenza del Giappone che Amélie Nothomb trasferisce ai suoi lettori in questo titolo e l'amore anche per questo paese che traspare dalla sua penna e il modo in cui lei parla della terra. Appunto, che l'ha adottata in un certo senso, della sua infanzia in Giappone e poi del suo ritorno in Giappone, della natura, del Monte Fuji, del mare, delle montagne, delle città, insomma, è un affresco vivido,
coloratissimo, vivace, sentito della vita in Giappone. Quindi, se vi incuriosisce appunto il Giappone come paese, questo secondo me è un bellissimo appunto affresco di questo paese, perché laddove in Stupore e Tremori effettivamente la sua esperienza si concentrava molto sulla vita da ufficio all'interno dell'ufficio, qui ci sono anche dei viaggi in giro per il Giappone, c'è la scalata del Monte Fuji. Ci sono queste gite fuori porta con il suo ragazzo, quindi assolutamente troverete tanta natura, tanta cultura giapponese. E mi collego in questo senso al secondo aspetto, che è proprio la differenza e quasi a volte lo scontro tra la cultura occidentale e la cultura giapponese. In questo Amelino Tombe, secondo me, ha uno sguardo ironico, divertente, divertito nel guardare il Giappone, che sa proprio, è una ventata di freschezza. Io ho trovato questo titolo molto godibile, perché il suo sguardo così disincantato, così ironico, così divertente nei confronti del Giappone, ma anche così curioso, perché alla fine appunto questo amore di cui parlavo, secondo me, passa anche molto dalla sua curiosità nei confronti di questa terra, che in un certo senso lei conosce, ma che scopre anche man mano che andiamo avanti nella narrazione. È veramente molto godibile, e se appunto vi interessa il tema Giappone in generale e l'esperienza di un occidentale in Giappone, secondo me questo libro è molto interessante. Amelino Tombe ha un'ironia che a me personalmente parla molto da vicino. Ci sono dei momenti di questo libro che a me hanno fatto proprio sorridere. C'è questa sua incredulità a volte di fronte a certi comportamenti dei giapponesi, che a me personalmente ha suscitato veramente tantissimo divertimento, buon umore, curiosità a mia volta. Ci sono questi momenti in cui lei incontra i nonni di Nerri, che ridono di lei apertamente, che commentano apertamente la sua persona, che secondo me fanno veramente morire dal ridere. E in generale, tutte queste prime volte, tra virgolette, quindi la prima volta con gli amici del suo ragazzo, la prima gita fuori porta, il primo incontro con la famiglia di lui, la prima volta che va a casa di lui, sono veramente in alcuni momenti esilaranti, ma in maniera genuina, nel senso che lei non si fa beffe della cultura giapponese, assolutamente. È osservare quanto lo sguardo dei giapponesi nei suoi confronti sia divertito, stranito e quant'altro, rende veramente tutta la scena molto godibile, molto divertente, ma anche molto realistica rispetto alle differenze tra Oriente e Occidente. Ci sono poi ovviamente tutte le implicazioni sentimentali del caso, quindi la relazione sentimentale tra una occidentale e un giapponese, inevitabilmente il fatto che lei venga vista come una sorta di animale esotico, il fatto che quando lei presenti sua sorella a Rinri, oppure Rinri presenti ad Amélie sua sorella, c'è questo momento di non sapere bene cosa dire all'altro, cosa dire dell'altro. E secondo me sono tutti temi molto interessanti, anche perché appunto da un lato vediamo l'incontro tra la cultura occidentale e orientale in maniera un po' più generale, ma poi c'è anche proprio l'aspetto appunto della relazione sentimentale. Capisco che Amelino Tombe possa risultare abbastanza indigesta forse ad alcuni lettori. Mi è capitato, leggendo delle recensioni dei suoi titoli, che comunque venga vista comunque come una donna molto piena di sé, quasi beffarda nel guardare gli altri, però personalmente io l'ho trovato, appunto, come dicevo, uno sguardo molto fresco, una curiosità veramente sincera nei confronti dell'altro, della cultura dell'altro, della natura dell'altro, e in qualche modo anche le situazioni più assurde in questo libro vengono
Spiegate, questa è una cosa secondo me molto interessante, cioè anche gli aspetti più tragicomici e più assurdi, sebbene non si arrivi alle vette di tragicomico, di stupore e tremori, però anche tutti gli aspetti un po' più strambi, comportamenti strani, poco comprensibili per noi occidentali, un po' ridicoli, vengono in realtà spiegati e razionalizzati. Quindi secondo me il suo essere molto ironica nei confronti di questa cultura è sempre fatto con estremo rispetto, e anzi, se si è curiosi appunto di quella cultura, secondo me c'è anche molto che viene proprio spiegato e raccontato. Quindi io l'ho trovata una lettura estremamente godibile. Sono appunto tutti titoli molto brevi, quindi secondo me è un'autrice di cui, diciamo, è relativamente facile farsi un po' un'idea di che cosa ci piace, di quali tematiche affronta, di quali tematiche pensiamo ci siano più affini, perché effettivamente è di facile approccio, mi viene da dire. Personalmente credo che Igiene dell'assassino, che è uno dei suoi titoli più famosi, sarà anche una delle mie prossime letture o ascolto. In generale è un'autrice di cui qui e là mi piacerebbe recuperare dei titoli, perché la trovo veramente acuta nel suo modo di scrivere, appunto molto ironica, però fino ad ora devo dire la mia esperienza di questi due titoli è appunto anche che ci sia poi della sostanza nella sua scrittura, che ti porta anche a incuriosirti rispetto a determinate cose. Questo è un aspetto che io amo molto, quando un autore è in grado di suscitare la tua curiosità, il tuo interesse rispetto a degli argomenti e a degli argomenti che conosce, mi sembra sempre un ottimo punto di partenza. Quindi, dal mio punto di vista, sia Stupore e Tremori, che avevo già letto, sia Né di Eva né di Adamo, sono due ascolti interessantissimi. Non vedo l'ora di guardare tutti i video di pezzi d'autore di questo mese, perché voglio un po' farmi un'idea anche degli altri titoli da leggere o da ascoltare di quest'autrice, e sono sicura che sarà di enorme aiuto vedere i video degli altri partecipanti. Fatemi sapere qui sotto se conoscete questa autrice e soprattutto se mi consigliate qualche titolo che non ho ancora letto. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi, per aver passato del tempo in mia compagnia e per i vostri commenti, il vostro interesse, e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!